bentornati in questo nuovo video. Oggi un video molto particolare, perché è completamente diverso dai video che avete visto fino ad oggi nel canale. Non credo che ce ne saranno altri di questo tipo, a meno che non me lo chiediate, ma ho visto che ha suscitato molto interesse su Instagram una determinata foto che ho postato poco tempo fa, e quindi ho deciso di fare un video a riguardo. Io spero comunque che vi piaccia, così vi fa entrare anche un pochino quelle che sono le nostre abitudini e la nostra vita, insomma. E niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video per sostenermi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto, e lasciatemi scritto in un commento se volete altri video di questo tipo, o comunque scrivetemi cosa ne pensate qui sotto. E niente, con questo è tutto, vi lascio il video, ciao! Ecco qua, questo è il nostro camper. Adesso andiamo dentro a vederlo. Dunque, qui entriamo. Adesso spero che ci sia abbastanza luce, perché in teoria ci sono le finestre aperte, ma vediamo. Dunque, è un po' difficile mostrarvi l'entrata perché in questo momento è parcheggiato contrario e quindi non riesco ad inquadrare bene la porta. Comunque da qui si entra e poi, girando verso sinistra, abbiamo la cucina, quindi la zona dove preparo da mangiare. Ma qui c'è il lavandino, qua sotto invece c'è il gas. Questo è il gas a tre fuochi e questa è un paraschizzi che praticamente va aperto e appoggiato qui in modo da non schizzare da tutte le parti, ma in realtà fino ad ora non l'ho mai pulita, quindi sì, non si è mai sporcata, ecco. E qua c'è il coperchio in modo da poterci lavorare sopra, idem per il lavandino. Qui c'è il lavandino dove, scusate i piatti, dove sopra insomma va appoggiato il tagliere, che appunto ha un doppio utilizzo sia come tagliere che come base, quindi se ho bisogno di un piano per lavorare posso appoggiare le cose anche qui sopra. Sopra c'è il primo mobiletto, e questo è il mobiletto che utilizzo appunto per la cucina, dove a sinistra ci sono tutte le cose per cucinare, quindi l'olio, il sale, l'accendino, taglieri, insomma cose varie. A sinistra no, a destra invece ci sono le cose che utilizzo per pulire, quindi spugne, sapone, bicarbonato. In più c'è sacchetto di farina e di zucchero di riserva, il cappuccino là dietro e il pentolino. Li metto qua perché è più comodo, la mattina mi alzo, prendo, ho tutto già pronto e metto subito sul gas, insomma. E poi qui sopra c'è una mocca che praticamente non usiamo mai, e poi altri spruzzini, guanti, insomma altre cose per pulire. Presina e straccio, sempre a portata di mano. Sotto il lavandino invece c'è un armadietto dove io tengo le bottiglie dell'acqua e il cestino delle immondizie, mentre a sinistra, cioè sotto il gas, c'è un cassettino dove tengo tutte le posate. E qui sotto invece ci sono le pentole. A destra della cucina c'è il frigo che noi abbiamo scelto è grande perché
avevamo il camper con il frigo piccolino, che diciamo era grande come metà frigo, come i frigo bar che ci sono negli hotel, per capirci, ma non basta, è decisamente troppo 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 piccolo, e quindi abbiamo scelto il frigo grande che dovrebbe rimanere aperto, altrimenti fa la muffa. E questo appunto è il frigo, con vari scomparti, molto molto grande, ed il freezer, questo qui anche è molto utile, è piccolissimo ma basta. Sopra il freezer era vuoto, tecnicamente dicono che lo utilizzavano, che si potrebbe utilizzare per il microonde oppure per un fornetto o per la televisione. Noi invece abbiamo acquistato questi cesti qua e li utilizziamo per tenere anche qui le cose più a portata di mano, generalmente l'acqua, e qui ci sono ancora due bottiglie di acqua, e poi qua questo spray che lo utilizzo per gli acari, e poi qua c'è lo Scottex e le borse per la spesa. A destra del frigo ci sono i due letti, ovviamente sono sempre in condizioni pietose, queste sono quelle dei bambini, qui ce n'è uno e poi il secondo. Tutti i letti, tutti hanno la luce, che adesso è nascosta dal lenzuolo, ma lì sotto c'è la luce, e anche questo qua in alto lì a destra c'è la luce. E ogni letto ha anche la finestra con oscurante e zanzariera, tutti quanti i letti. Questa è la scatola dei vestiti, non facciamo le scatole ogni volta, non facciamo le valigie ogni volta per venire in camper, ma riempiamo le scatole, che sono più comode, soprattutto poi quando bisogna tirare fuori la roba e anche rimetterla dentro, insomma. E anche qui finestra con oscurante e zanzariera, che ora non si vede, e la scatola dei vestiti. Sempre in questa zona qui c'è il primo oblò e ovviamente la tenda per coprire, insomma, la zona notte, per dividere la zona notte, insomma, con la tendina. Ce n'è una anche dall'altra parte, vanno chiuse e arrivano fino al pavimento, quindi insomma tutta la zona viene coperta. A destra c'è un portaoggetti, qui c'è sempre l'impossibile e c'è qualsiasi cosa, ma generalmente in linea di massima ci sono le cose per le zanzare e le spine della corrente, e qui sì, sono tutte cosine per le zanzare e altre spine. Qui di fronte alla zona della cucina abbiamo la porta del bagno, il bagno che anche questo abbiamo scelto grande appositamente per poter starci comodi, per dividere appunto la zona della doccia, che poi vi mostro, con la zona del bagno, del lavandino, insomma. Vedete che appunto ci sono due spazi divisi, e in questo modo insomma si è più comodi, si bagna di meno. Incominciamo la doccia. Qui teniamo questo portaoggetti, che tra l'altro è anche da cambiare, che generalmente utilizziamo come portascarpe, come scarpiera diciamo, e che andiamo a togliere quando invece facciamo la doccia. Qui questa doccia, che è davvero molto grande, si sta davvero comodi. Qui tengo sempre una bacinella, che utilizzo in caso di necessità per lavare i vestiti. Qui sono state lanciate un paio di scarpe, abbiate pazienza. E qui c'è tutta la parte, insomma, dove lasciare gli shampoo, i saponi. E poi qui c'è la doccia con la spugna. Qui c'è un'altra zona per gli oggetti, dove qui tengo il phon e le spazzole. E qui c'è il ghiaccio secco, che è qua dentro, e altri saponi di emergenza, diciamo.
E poi sulla destra invece questo bagno lo adoro per il fatto che ha tre specchi, uno, due e tre, e c'è una visuale a 180 gradi praticamente, e io adoro. E qui c'è un'altra finestrella, quelle del bagno sono sempre tutte bianche perché così appunto non si può vedere all'interno. E qua c'è un altro portaoggetti nascosto dietro lo specchio dove qui tengo i prodotti che utilizzo di più, quindi lo struccante, il deodorante, un altro struccante, questo è quello bifasico che faccio io, l'olio che utilizzo generalmente in estate, questo è brillantinato, e poi i dischetti di cotone. Qua dentro ci sono cerotti, bende, garze, insomma quello che serve in caso di necessità, fazzoletti, schiuma da barba, dentifricio e l'olio spray per capelli che faccio io. Questo è l'olio dopo sole, sempre che faccio io, e la crema all'aloe. Qui c'è il piccolo lavandino, tutti i lavandini non vi ho mostrato, ma hanno il tappino, insomma. Qui abbiamo gli spazzolini e qua sotto c'è il pulsante delle luci e anche un altro mobiletto dove metto questa volta sempre le cose del bagno, i detersivi, e poi questi qua servono per lo scarico del WC perché non è a fuoco. Ok, e poi sì, insomma, cose che mi servono per la pulizia anche qua. Questo WC è girevole, diciamo, in modo da poterlo utilizzare nel modo che preferite. Non serve andare sui particolari, il bottoncino per lo scarico. Ok. Chiudiamo. A destra del bagno c'è il primo armadio, anzi è l'unico armadio dove inseriamo gli asciugamani con la borsa mare. Adesso siamo nella stagione estiva, comunque sta finendo e quindi siamo ancora in modalità estate. E qua ci sono gli scaffali dove mettiamo le nostre scatole per i vestiti. Qua dentro c'è un lenzuolo e qui altri asciugamani, tutti per il mare, come potete vedere. Lì in fondo invece ci sono gli asciugamani per il bagno e là sopra, dietro, ci sono le coperte nel caso facesse freddo e altre lenzuola. Sotto invece c'è un armadio, un mobiletto che non si può aprire perché dentro ci sono tutte le cose del camper. Lì dentro mi sembra che ci siano quelle per la stufa, quelle per scaldarci, insomma, se non ricordo male. Comunque è una zona tecnica, motori, insomma, robe che non si devono toccare. E qui c'è il primo tavolo, la zona tra l'altro dove si siedono i bambini, con la TV che si può spostare e girare in modo da poterla guardare anche fuori dalla porta. L'abbiamo messa qui apposta, insomma, e si gira l'angolo da questa parte, quindi anche quando siamo fuori possiamo riuscire a vedere la TV, anche se in realtà non la guardiamo mai quando siamo via. E qui appunto ci sono i due sedili con le due cinture, il tavolino e qui eventualmente altri due sedili con le cinture che adesso sono nascoste, ma ci sono. E sopra ci sono altri due mobiletti che adesso vi mostro. Faretti qua sotto, ma anche la luce in alto. Questo tavolo, per chi è un camper probabilmente lo sa già, si trasforma in un letto e quindi si va a smontare, a far scendere insomma il tavolino, e poi spostando i cuscini si trasforma in un letto. Qui nel primo mobile abbiamo la zona dei giochi, anche se adesso è riempita con altra, e comunque qui di solito c'è la zona, diciamo,
dei giochi. Quei giochi che facciamo se dovesse piovere o comunque se non abbiamo niente da fare, se dobbiamo aspettare, se abbiamo lunghe attese. E generalmente ci sono libri, le carte da gioco, giornali, giochi in scatola. Poi a destra qui c'è la parte del cibo. La zona sopra generalmente la utilizziamo per la colazione, mentre quella sotto per il pranzo e le cene. Cerco di utilizzare tutti i prodotti che si sta un poco a preparare perché il gas del camper è un po' lentino e infatti qua ci sono i sughi già pronti che di solito non compro mai, ma per andare in giro con il camper sì. E poi la pasta e tonno. Qua c'è. Ah, questo è un misto, patate, piselli e carote, poi il purè già pronto e biscotti, gallette di riso, insomma. E quant'altro? Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che sotto i sedili ci sono degli altri cassetti che però io non utilizzo mai. E alzando il cuscino, appunto, c'è un altro cassettino che si può aprire. Niente, devo toglierlo, altrimenti distruggo tutto. C'è un altro cassettino appunto che si può aprire e sotto c'è dello spazio per mettere cose, oggetti, coperte, scarpe, insomma, quello che volete. Rimettiamo a posto. Ok, da quest'altra parte c'è un altro tavolino, anche questo si può trasformare. Se si trasforma solo questo diventa un divanetto e se invece si trasforma assieme all'altro tavolo diventa appunto un letto, come vi dicevo prima. E anche sotto questi cassetti, ma mi sa che forse era meglio se non lo facevo. Comunque, anche sotto questi cassetti c'è il cassettino per metterci dentro cose. E qui per esempio ci sono anche qui cose per la pulizia, mentre dall'altra parte ci sono le scarpe e insomma non ve lo faccio vedere. Tra l'altro questi due cassettini si possono raggiungere anche dall'esterno. Poi andando verso l'alto, quindi di fronte ai mobili in cui eravamo prima, questi qua della zona del tavolo grande, ci sono altri due mobili e questi qua li utilizziamo per le stoviglie. Quindi qua ci sono le forchette, i tovaglioli, i bicchieri di plastica, piatti di plastica e un sacco di altre cose. Su quello a sinistra, è vuoto, in teoria è vuoto. Ah no, ci sono le tovaglie. No, ma non erano di qua le tovaglie, ma le abbiamo spostate. Le tovaglie e poi questi che sono da buttare. Comunque di solito metto anche i documenti. E poi a questo punto arriviamo nel mio letto, che ovviamente è disfatto. E qua sopra spero di riuscire a inquadrare qualcosa. C'è appunto il mio letto, anche qua c'è la finestra. E poi di qua c'è la luce, vediamo se riesco, sì, si vede, c'è la luce che è questa qui, è il l'oblò, questa è la scaletta per poterci salire che va agganciata qua, è la stessa cosa, mi sono dimenticata di farvela vedere, ma comunque c'è anche dall'altra parte. Anche qui c'è un altro gancio per la televisione e questa serve per attaccarla ai bimbi nel caso facciamo viaggi lunghi e quindi dal sedile loro riescono a vedere la televisione perché dove è attaccata adesso, cioè sopra le loro teste, non riuscirebbero a vederla, insomma. Quindi da qui credo che si veda più o meno tutto il camper, qui è la porta dove siamo entrati, la cucina, il frigo, i letti dei bambini.
il bagno, l'armadio, il tavolo grande e di fronte al tavolo grande il tavolo piccolo ed infine dietro di me, cioè sopra la zona di guida, c'è il nostro letto. Qui c'è la zona di guida. Ha moltissimi cassetti questa zona di guida e tantissimi posti per appoggiare bottiglie, bicchieri e quant'altro. Mi piace un sacco perché riusciamo a mettere tutte le cose per il viaggio dentro tutte queste scatole, dentro a tutti questi cassettini qua, che sembra di no, ma con un camper si utilizzano tantissimo, almeno noi, cose invece che non utilizzo con l'auto. Anche qua in parte ancora tasche. E poi qui, boh, la tenda, e anche questa serve per oscurare, fa il giro di tutta la parte davanti, insomma, in modo da coprire e fare buio durante la notte, ecco. Ultima cosa, sopra la TV c'è l'ultimo blò, e questo blò è un po' diverso dagli altri perché ha una ventola che butta fuori l'aria o la fa entrare. Questo va benissimo sia per quando cucini, perché butta fuori i vapori, insomma, gli odori della cucina, sia per quando fa molto caldo, perché fa da ventilatore, quindi spinge dentro l'aria e rinfresca. E niente, qui ci sono i comandi per quanto riguarda l'acqua, la luce, le batterie, insomma, le varie cose, e la zanzariera davanti alla porta. Mi sembra di avervi detto tutto. E niente, vi faccio fare un giro all'esterno. Questa è appunto la zona dove vi dicevo prima, esterna, da quale si raggiungono i cassetti sotto, i sedili. Qua c'è la zona di guida. E poi qua c'è un altro, una bella porta, che anche qui è una zona dove si vanno a è chiusa adesso, ok? Comunque è una specie di ripostiglio ed è quella che e questa si può raggiungere anche dal letto, quindi alzando il letto ci sarebbe il ripostiglio che vi ho mostrato prima, ma ovviamente è molto più facile raggiungerlo da fuori. E lì sotto appunto c'è tutto il ripostiglio. Volendo si può chiudere questa zona qui alzando appunto il letto e rendere il ripostiglio alto come tutta questa parte qua, e dentro credetemi ci sta il mondo, ma noi la teniamo così perché appunto ci serve il letto per il bimbo. E questo appunto è la porta dal quale si raggiunge, che adesso è chiusa quindi non posso aprirla. Ho le chiavi di sopra e comunque questo appunto è la grandezza del gavone dietro. Qui abbiamo il portabiciclette dove ci stanno le nostre biciclette, anche se dovremo aumentarlo perché ora ci servirà un quarto spazio per la quarta bicicletta che prima stava tranquillamente dentro qua. E niente, questo è tutto il giro del camper. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto passare qualche minuto in compagnia. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!